a tutti, nuovo try on haul e no, stavolta non mi sono proprio regolata, stavo prendendo tutte le cose e qui ci sono solo le cose che io non ho ancora iniziato ad utilizzare, perché in realtà durante il mese di agosto io avevo fatto altro shopping e ho già iniziato ad utilizzarlo, peraltro. Questo è solo quello online. Altro shopping, qualcosa vi ho fatto vedere su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, mi trovo. Instagram, cosa ho detto? Instagram. Mi trovate come Michelinia YT. Quindi altre cose le ho prese proprio fisicamente in alcuni negozi. E oggi stesso dovrebbe arrivarmi un altro pacco di un altro ordine che avevo fatto su ASOS. Perché sto cercando un vestito. La cosa fondamentale è questa: è che io sto cercando un vestito per una cerimonia. E quindi ogni volta che io cerco un vestito per una cerimonia, automaticamente esco senza il vestito. Ma con tutt'altra roba che non c'entra niente per tutti i giorni. Ma va bene, iniziamo subito. Direi di partire direttamente con i capi indossati. Fermi tutti, prima di andare avanti, lasciate un bel pollice in su, che sapete a me fa sempre molto piacere. Quindi a questo punto, cominciamo! Cominciamo subito con questa che mi piace tantissimo, ovviamente sì, come potrete notare mi sto portando avanti per il discorso autunno, perché sto vedendo le previsioni meteo e già cominciano ad andare tutta una serie di temporali che secondo me abbasseranno tantissimo le temperature. Ora prevedo, comincio a prevedere cose. E quindi io mi porto avanti, guardate questa quanto è carina, questa io me la immagino con qualcosa a vita altissima, tipo un jeans molto stretto, una gonna, è veramente super sfiziosa. Poi non so, a me queste piacciono veramente tantissimo, le trovo abbastanza passepartout. Comunque vestono un po' di più rispetto alla classica maglia di cotone, insomma, per intenderci, veramente molto carina. Come sempre vi lascio i link di tutto nel box informazioni. No, raga, questa mi piace troppo, ma credo che avrei dovuto prendere una XS. È proprio il modello diverso rispetto alle classiche t-shirt. È troppo carina. Questa la rendo e prendo una XS. Questa la vedo un pochino troppo grande, però mi piace troppo la fantasia con i fiorellini. No, questa è carinissima. Ok, devo assolutamente prenderla in una taglia più piccola. E riponevo tantissima fiducia in questa, non riesco a capire se mi possa piacere oppure no. Me la immaginavo corta, ma non a questo livello, cioè me la immaginavo almeno fin qui, perché sì, avere jeans a vita alta, ma il massimo che mi arrivano è fin qui. Non vorrei, insomma, andare in giro proprio con questa parte proprio scoperta. No, la maglia è bella per dire bella, cioè che cosa gli vuoi dire a questa maglia? Fosse stata un leggermente più lunga sarebbe stata veramente, cioè voi immaginatela con qualcosa a vita tipo altissima. Vedete, però comunque qui non credo di avere cose veramente così lunghe da poter arrivare fin qui. Ecco, su questo ho bisogno davvero del vostro consiglio. Che faccio secondo voi? La tengo o la rendo? O magari questa potrei tenerla per lo sport, per quando mi alleno. Con i leggings arrivano sicuramente qui sopra. L'avevo presa per uscire. Non so che fare. Questa ci piace un sacco. Voi sapete, io sono quella delle t-shirt. Guardate questa che bella. Ulala. Adoro. Questa adoro troppo. Nera. Bella, mi piace un sacco questa. Semplice, semplice, però molto carina. Un bel tessuto. Mi piace veramente tanto questa. Ok, come sempre, quando poi indosso qualcosa di bianco, sì, si oscura tutto lo schermo. Fantastico. Questa felpina è deliziosa. Questa è veramente deliziosa. Vedete com'è fatta qui sulle spalle, tagliata con queste balze. È bellissima. Questa mi piace veramente tanto. E questa l'avevo presa per abbinarla con le fila. Come si chiama? Chiamano le disruptor, proprio bella bella. E non è una di quelle felpe pesanti, è di quelle tipo, come si dice, garzate, insomma, quelle un po' più leggere per la mezza stagione. Poi avevo preso questa maglia e queste non sembra, ma in realtà sono davvero comode perché nel momento in cui ti servono non ce le hai mai. Vedete, con il colletto più alto, abbastanza aderente, ma non di quelle che proprio stringono tantissimo. Questa la amo, sì, io sto abbastanza in fissa con le felpette chiare. Questa non è proprio bianco, cioè non è quel bianco ottico, è un po' più un bianco con una punta di giallina all'interno. Arriva non troppo lunga, quindi questa è molto carina anche con un jeansettino leggermente più alto al di sotto, che magari uno infila dentro una parte o la lascia proprio così. È comunque una felpetta sottile, quindi è una via di mezzo fra un maglioncino e una felpetta. No, questa è bellissima, cioè quei capi semplici che però risultano particolari. No, io adoro. Questa su un outfit sportivo è meravigliosa. E arriviamo quindi ai vestiti, raga.
questo mi piace da impazzire. Ora ve lo faccio vedere anche più da vicino. Ha la sottoveste nera al di sotto ed è bellissimo, è bellissimo, ha dei colori stupendi. Questo me lo immagino anche magari con uno stivale. E questo in realtà io l'avevo preso pensandolo con una cintura che ho io qui in vita, che è molto grande. Adesso la proviamo, facciamo la prova del 9, lo proveremo insieme. Questa è la cintura che avevo pensato ed effettivamente non è male, è molto carina, è carina secondo me sia da solo che con un cinturone, ma anche con una cinturina magari più piccola, boh, dipende dall'occasione, però secondo me non è male, o almeno adesso lo vedo soltanto nella piccola anteprima, mi dovrei specchiare proprio nello specchio, però non mi sembra niente niente male. Che dite? Secondo voi, questo lo tengo perché mi piace da impazzire, meglio con qualcosa che segni il punto vita o meglio morbido come è proprio il modello originale? A me così, devo dire, non dispiace affatto. Ve lo faccio vedere anche più da vicino, dettagli, la fantasia, ma poi un materiale bellissimo, è stupendo questo vestito, mi sono innamorata. Se non erro questo non ha nemmeno un costo troppo alto, non vorrei sbagliarmi, ma non dovrebbe avere neanche un costo eccessivo. Qui parte la rosicata, quella potente, perché questo vestito è bellissimo, ma ho preso una taglia troppo grande, mi serviva una taglia in meno, proprio esattamente una taglia in meno, perché vedete mi va... ci ballo leggermente dentro. È proprio una taglia, però questo anche penso che prendo immediatamente la taglia più piccola e rendo questo. Ora ve lo faccio vedere intero, intanto vi faccio vedere i dettagli qui davanti, vedete con tutti questi fiori, qui ha questa... come si chiama questo bordino così, questa piccola balza, insomma. Abbastanza scollato, che quindi lascia vedere anche un po' di seno, dietro invece è nero. E poi ha questa fascia qui subito sotto al seno nel punto vita e la gonna tutta plissettata. Ditemi se non è stupendo questo vestito. Poi la gonna ha il primo strato così di pizzo con i fiori e poi c'è la parte di sotto e quindi rimane molto morbido, svolazzante. No, questo vestito è troppo figo, lo voglio assolutamente della mia taglia. Ma che taglia è? Non riesco a vedere dall'etichetta, devo vedere assolutamente che taglia ho preso perché sto rosicando. Ho preso una 38, quindi non ho sbagliato io. Evidentemente è proprio questo brand che veste, o questo modello, non lo so, che veste un po' più comodo. Quindi se avete intenzione di prenderlo, prendete una taglia in meno, così non dovete fare questa cosa di prendere, riprendere, va bene. Bello, un bel vestito. Ok, passiamo oltre. Allora, questo, vi dico, io l'ho visto online e ho detto, oh mio Dio, bellissimo, devo averlo. Ora che l'ho indossato è un bellissimo vestito e dal vivo fa un effetto pazzesco, devo capire però se è nelle mie corde perché è molto ricco, anche la taglia è perfetta, cioè qui il giro vita è proprio è mio, cioè è mia, è proprio perfetta la taglia, tutto, però forse più lo guardo più dico che è bellissimo. Perché, come dicevo appunto, è veramente ricco di dettagli e brilla anche molto dal vivo, perché insieme a questi disegni qui, a questi decori, ha anche tantissimi tantissimi strass qui lungo tutto il collo, quindi come viene colpito dalla luce questo si illumina. A primo impatto fa un effetto too much, però vi devo dire che nel complesso è un vestito molto particolare, molto bello. Non so cosa fare, oggi è la giornata dell'indecisione per me. Vi faccio vedere a figura intera, consigliatemi, le maniche sono fatte, vedete, in questo modo, è tutto 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 ricamato e mi sembra un vestito veramente di qualità. Se è così riuscite a vedere per intero, arriva praticamente proprio al ginocchio. Anche questo ha la gonna sopra decorata e molto morbida, e la sottana con una gonna molto ampia e praticamente riprende un po' le maniche, vedete sono fatte così e qui c'è la gonna che poi ha quest'altra balza più larga. È bello, è bellissimo anzi, ma non so, è arrivato un corriere sono con il super vestito. Perché? Perché sempre così? Va bene, ormai tanto i corrieri mi hanno vista veramente in tutte le situazioni, dalla peggiore a quella veramente più, dove sono più sistemata e aggiustata. Certo, super vestitino e ciabatta non è il top, però consigliatemi cosa fareste con questo vestito. Già dalla mia espressione penso riusciate a capire, questo è meraviglioso, cioè io me lo immaginavo esattamente così quando l'ho preso. Era da un po' che stavo cercando questi vestitini di jeans, ma non riuscivo mai a trovare un lavaggio e un modello che mi piacesse davvero, e questo è perfetto, cioè è perfetto, è bellissimo, bellissimo, viene già anche con la sua cinturina che peraltro si sposa benissimo con una borsa che ho. Bellissimo, questo piace da impazzire. A voi piacciono i vestitini di jeans? A me un sacco. Comunque il pacco che mi era arrivato era quello di ASOS di cui vi parlavo all'inizio, quindi ne approfitto per mostrarvi anche questi vestiti, anche se poi ho delle altre gonne e un paio di jeans da provare. Allora, questo era quello non per la cerimonia, che cioè
le cose che aggiungo nel carrello quando cerco le cose per la cerimonia. Ragazzi, mi va stretto. Mi va proprio stretto. Cioè, non mi viene, sono compresso. Aspettate che ve lo mostro. Peccato perché è fighissimo. Cioè, guardate quanto è bello. Però mi servirebbe una taglia in più perché sono proprio compressa. Però il vestito è stupendo. Cioè, cosa devo dire? Molto sottile, eh? Veramente molto sottile. Però è piccolo, quindi è inutile parlarne. È piccolo. Raga, questo ordine ASOS mi sta sembrando un grandissimo buco nell'acqua. Allora, questo vestito, dalle immagini mi piaceva da impazzire, ma... Allora, visto dal vivo è bello, perché è un bel vestito, però a parte che è molto pesante, proprio di peso, ok? Qui mi sembra che rimanga veramente troppo... No, tagliato troppo, forse devo andare un pochino più in su. Cioè, mi rimane un seno di fuori praticamente. La taglia anche volendo c'è. Il vestito è bello e tutto, però tutte queste perline, paillette che ha attaccate, non lo so, lo vedo davvero molto delicato. Peccato perché è bellissimo, lo faccio vedere anche per intero. Ovviamente arriva lungo fino ai piedi. Mi piaceva un sacco, però lo vedo veramente troppo delicato. In più è molto pesante come vestito, quindi, cioè, considerando che questi sono abiti che si tengono su tutto il giorno, boh, un vestito così pesante, penso che questo lo rendo purtroppo, e mi dispiace un sacco. Riponevo molta fiducia in questo. E poi mi piaceva tanto il fatto di cambiare un pochino rispetto al solito blu, ma voi guardate che alla fine prenderò un altro vestito blu, perché non c'è niente da fare, per me i vestiti da cerimonia devono essere blu alla fine. Ci provo, non è che non ci provo, ma niente, adesso vediamo l'altro. Allora, questo è bellissimo, è veramente bellissimo, mi piace. Stasera magari lo faccio vedere anche a Luca. Questo secondo me con una scarpa con un bel tacco non devo fare neanche l'orlo, vi dirò. Se sto rasoterra si arrotola un pochino, però se mi metto in punta di piedi mi rimane un paio di centimetri da terra, quindi potrebbe essere la soluzione. L'unica cosa, dovrei capire qui come sistemare per tenere comunque su il reggiseno. A parte con i capelli si copre. Anche questo è molto delicato, ragazzi. Allora, sono un po' indecisa per il colore, che secondo me mi smuore abbastanza addosso, anche se tutto sommato non è neanche male. Questo con tutti gli accessori dorati non è malvagio. Guardate che carino. Vedete, ha tutti questi ricami così, che ovviamente sono tutte perline, cose estremamente delicati. Cioè, queste sono quelle classiche cose che mi sembra che fai un attimo così e venga via tutto. Però il vestito è molto bello. Ve lo mostro anche da qui. Dai, no, questo è bello. Oddio, sapete che forse metto questo per la cerimonia? Che dite? Sapete che non mi dispiace affatto? Devo provarlo con un tacco, però forse ho trovato il mio vestito. Considerate che ho già messo nell'armadio l'altro, tutto quanto bella la sua stampella. Poi ho provato questo, che in realtà avevo preso un po' come ultima spiaggia. Ho detto, qualora... Cioè, uno, avete visto proprio la linea semplice, eccetera. È uno spettacolo. È super basic, però secondo me veste benissimo questo. Allora, sul davanti è fatto in questo modo. Praticamente ha... Devo capire dal... Adesso devo rivedere l'immagine... Perché non sono più a fuoco? Succede? Ok. Devo rivedere l'immagine sul sito, perché non ricordo se il fiocco fosse qui davanti o qui dietro, però mi avanza troppo poco per fare un fiocco qui dietro. Vabbè, insomma, devo capire. Ha queste fasce che ci si può gestire a piacere, nel senso, se far risultare un pochino più, vedete, a vita alta o più sceso. Ed è bellissimo. Vi faccio vedere anche a figura interna. Ho già messo al di sotto la scarpa che vorrei mettere, che è questo sandalo altissimo di Paciò, che non so se riuscirò a mantenere sui miei piedi per tutto il giorno, però questo è un abito che io mi sento molto più comoda, ad esempio, anche dell'altro. Cioè, niente a che vedere con il primo abito che vi ho fatto vedere, che è proprio scomodo. Questo è veramente veramente bello. E adesso vediamo, perché in realtà io ho ordinato anche un altro paio di scarpe, sempre dorate. Peraltro il dorato qui sotto mi piace da impazzire. No, credo che forse metto addirittura questo. Tutti accessori dorati, secondo me questa è una bomba. Ho fatto anche un po' di foto, così stasera faccio vedere a Luca. Ma credo che mi vincerà questo. Credo proprio che indosserò questo. Mi piace da impazzire. Devo trovare una stola per la chiesa, ma credo che ce l'abbiamo. Come si stirano questi vestiti? Magari quando è che li porto entrambi, dovessi bruciarne uno almeno all'altro di riserva. Perché ovviamente il matrimonio è fuori città, quindi non parto già con il vestito, ma lo devo mettere in valigia. Oppure
dovrei prendere il ferro quello al vapore, quello che può stirare insomma in verticale, potrebbe essere un'ottima soluzione. Devo capire, però questo è bellissimo. Fatemi sapere voi quale indossereste al mio posto, se questo o quello rosa. Però penso comunque li tengo entrambi perché mi piacciono. Torniamo alle altre cose. Poi ho ripreso queste canottierine che se mi seguite un po' riconoscerete perché le uso veramente tantissimo, ne ho un sacco. Nei pacchetti ne vengono due. Ho preso sia queste nere e poi ho ripreso anche il pacchetto con la bianca e la rosa. La bianca la utilizzo per uscire. Mi sarebbe piaciuto avere il pacchetto con due bianche, ma non c'è, quindi prendo questo con la bianca e la rosa e quella rosa in genere la utilizzo per stare in casa. Arriviamo a tutta quanta una serie di gonne. Su questa sto rosicando un sacco perché adesso sono andata a vedere la taglia e c'è scritto M, ma dove posso averla mai presa io una M? Mi devo essere sbagliata. Però è grande, vedete, era una di queste qui plissettate, ma tipo in... come si chiama questo tessuto? In raso? Cioè questa è proprio bella, ovviamente la rimando indietro e mi riprendo una S perché è veramente figa questa. No ragazzi, io oggi con le taglie ho fatto veramente un disastro, come vedete. Gonna stupenda perché è bellissima, anche questa la rimando indietro, la prendo della mia taglia, ma l'ho presa decisamente troppo grande. Peccato perché queste sono bellissime, queste gonne fatte in questo modo, guardate che bella. Queste sono carinissime anche d'inverno con una calza al di sotto, uno stivaletto. Ecco, adesso vi dico una cosa, questa che mi sta proprio a filo, cioè se mi muovo mi tira perché è quasi stretta, è la stessa taglia dell'altra, però ovviamente sono brand differenti e quindi, cioè guardate che differenza però di grandezza. Tra cui, cioè, quella mi stava tanto così più grande e questa mi sta iperaderente. Stessa identica taglia, però ovviamente da azienda a azienda vestono in modo diverso. Questa la tengo, questa è fighissima. Lo so, ne ho tantissime, però a me le gonne di jeans piacciono veramente tanto e questa mi piace proprio come veste perché aderisce benissimo al corpo. Poi abbiamo questo jeans che non è minimamente elasticizzato, è proprio uno di quelli un po' più rigidi, che però non è, vedete, aderente sulla gamba e ha tutti queste scritte, questi loghi ricamati. Mi piace un sacco anche il lavaggio e questo arriva proprio alla caviglia. Veramente bello. Abbiamo quasi terminato, ci sono alcune cosine di intimo. Avevo voluto provare questo, che è uno di quei reggiseni che hanno, vedete, l'attaccatura più bassa per i vestiti, per gli abiti più scollati. Però l'ho indossato e onestamente non mi fa impazzire perché questa parte rimane un po' distante dal seno, poi in realtà cioè, non lo abbraccia bene purtroppo, perché ovviamente non avendo la fascia qui e non avendola neanche ai lati, boh, non lo so, sono un po' in dubbio su questo, soprattutto senza le spalline, sono fortemente fortemente in dubbio per questo. Fatemi sapere se conoscete dei reggiseni in questo senso, che vestano veramente molto bene. Per concludere ho ripreso questi sia bordeaux che neri, che se mi seguite un pochino ricorderete, ma sono in assoluto le mie preferite. Sono bellissime, resistenti, io le adoro, cioè le adoro, sono le mie preferite. Per quanto io possa provare a cambiare modello, brand, eccetera, torno sempre su queste perché sono veramente fantastiche, non segnano, sono comode, confortevoli, mi piacciono tantissimo. E con questo è tutto, come sempre fatemi sapere nei commenti qual è o quali sono i capi che vi sono piaciuti di più e quelli che vi sono piaciuti di meno, così mi aiutate anche a capire quali tenere e quali rendere, anche perché questo video lo sto filmando adesso e ve lo caricherò oggi stesso. E niente, se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollice in su, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!